Futuro e presente, giovani e partecipazione, meritocrazia ed impegno, divario nord-sud e visione del domani, formazione ed innovazione. Sono stati questi alcuni dei temi al centro del convegno dal titolo «Perché i giovani non sono protagonisti del futuro?». Una domanda chiave su cui è stata focalizzata l'attenzione nell'ambito dell'iniziativa organizzata dal giovane Andrea Reale per discutere e condividere idee sul ruolo dei giovani nella società ed in politica. All'evento organizzato nel quartiere Lido del capoluogo calabrese hanno partecipato Roberto Guerriero, consigliere comunale e provinciale di Catanzaro, Tullio Barni, docente dell'Università Magna Grecia, e Bernardica, già presidente del Parlamento studentesco della Regione Toscana. Un confronto appassionato, un dialogo aperto e a più voci su questioni importanti che riguardano la situazione in cui versa la terra calabra, che seppur ricca di bellezze e potenzialità, non offre ai giovani le stesse opportunità che sono assicurate a quelli del nord. Ma sono proprio i giovani che, in particolare negli ultimi anni, si sono resi protagonisti di un risveglio culturale, un riscatto sociale venuto fuori in maniera coraggiosa anche durante il convegno e sottolineato dal giovane Dica, che ha visitato la nostra terra ed apprezzato la voglia di fare e di cambiare di tanti ragazzi, studenti, che hanno nel cuore la speranza di poter costruire presente e futuro con impegno e determinazione. I giovani sono il presente, il futuro sì è dei giovani, ma i giovani oggi devono cercare di costruirlo e noi abbiamo bisogno del loro impegno, della loro partecipazione. Ma lo dico ai telespettatori di Telecalabria, abbiamo bisogno di voi telespettatori, dei genitori, dei nonni che guardano questa emittente. Abbiamo bisogno che voi facciate capire ai vostri figli e ai vostri nipoti che è importante il loro contributo, è importante perché le cose possono cambiare. In Calabria le cose possono cambiare perché avete tutto, non vi manca niente. Vi manca forse la forza di volontà, ma sono sicuro che l'avete, sono sicuro che potete cercare di fare ogni giorno molto meglio perché non vi manca niente. Avete le bellezze, avete la forza di volontà e avrete sicuramente anche il coraggio di poter costruire un futuro migliore. I giovani di oggi sono, pensateci bene, la prima generazione che nella storia è riuscita ad insegnare qualcosa a chi è più grande di essa. I giovani di oggi sono quelli che riescono ad insegnare ai propri genitori e ai propri nonni come si usa la tecnologia. Non era mai successo prima. I giovani di oggi si sentono gratificati di questo e questa è una cosa bellissima. Quale deve essere il ruolo di loro oggi, di noi oggi? Quello di essere protagonisti. Basta con un'idea del giovane spettatore, basta di un'idea del giovane sul pubblico. Voglio vedere la mia generazione protagonista di questo mondo e lo deve essere non tanto per un interesse personale, ma per un interesse collettivo, perché una comunità che vede i propri componenti sentirsi davvero cittadini lo deve anzitutto ad una comunità giovanile che cerca di impegnarsi.